ChatGPT lo conosciamo ormai tutti, è quell'applicazione di intelligenza artificiale che aiuta nel scrivere. Io oggi l'ho utilizzata per l'argomento del video, perché gli ho chiesto quali sono le 10 auto secondo lei più belle. E buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo e scintillante video. Iniziamo subito dalla prima auto, ovvero la Jaguar F-Type. Sono anche molto d'accordo perché la Jaguar F-Type, la vedete, la perfezione, linee pulitissime, perfetta oserei dire, all'inglese, con un motore V8 5000 litri da 575 cavalli. La seconda, la Ferrari 250 GTO, e questa qua non poteva non esserci, perché con il suo V12 3000 da 300 cavalli, stiamo parlando di un'auto degli anni 60, con un cambio manuale a 5 rapporti e un design, ragazzi, che aggressivo e a dir poco, con quelle bocchette d'aria che rendono la macchina ancora più attraente. Terza, l'Aston Martin DBS, un V12 sempre inglese, però con uno stile non come la Jaguar F-Type, ma più aggressivo. Molti dettagli aggressivi, con delle esperienze aerodinamiche, con molto carbonio. La quarta, l'immancabile, l'insostituibile Porsche 911, auto che ha sempre creato nuovi appassionati e piace ancora adesso, a 60 anni e più dalla sua presentazione. C competizione, un'auto stupenda perché anche qui linee pulite, però da Alfa Romeo un pochino più italiane, rotondeggianti, un'imponenza, un misto tra un Alfa Romeo del passato, magari una Giulia GT, però l'unione con una Ferrari, perché anche perché il motore, il V8 4.7 da 450 cavalli della Ferrari 360 Modena, la Lamborghini Miura con il suo V12 centrale 3.9 litri da 350 cavalli, cambio manuale a 5 rapporti. La Chevrolet Stingray, una classica Chevrolet, una classica macchina americana, una bella americanata, lo vedete bene dall'imponenza sulla strada, con un bel V8 6.9 litri da 495 cavalli. La BMW M1, un design particolare, strano per una BMW, perché è molto simile a una Lamborghini anziché a una BMW, una sportiva a due posti, linee molto squadrate, con ovviamente sempre l'iconica calandra. Design particolare che i collezionisti apprezzano, dato che costa l'ira di Dio ora. Un motore 3.5 litri V6 da 273 cavalli. E poi per ultima, ma non per importanza, la Maserati Gran Turismo. Come si fa a non menzionare, orgoglio italiano, una classica della rappresentanza italiana, con un bellissimo V8 da 4.2 litri da 460 cavalli. Quindi che dire, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non fatto, attivate la campanellina di video per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi anche alle mie pagine di Instagram, in cui lascio così in descrizione, e quindi che dire, ciao ciao.